Ciao turisti, oggi con questo video voglio rendere omaggio alla mia prof di storia dell'arte delle superiori, dato che l'anno scorso dovevamo creare un progetto che non siamo riusciti realmente a concludere con la pandemia. Quindi scopriamo assieme la scuola di Posillipo. La scuola di Posillipo non è altro che un gruppo di pittori che si sono dedicati alla pittura paesaggistica di Napoli, i quali si sono riuniti nell'Ottocento. Il nome di questo gruppo di artisti lo si deve a Pasquale Villari, storico e politico italiano di origini napoletane. La scuola nasce negli anni 20 dell'Ottocento grazie ad un artista olandese, Van Pietlo, il quale si era trasferito a Napoli e aveva iniziato a dipingere i paesaggi della Campania. Oggi le opere della scuola di Posillipo compongono una vasta collezione privata e appartengono a diverse famiglie in giro per il mondo. Le opere appartengono a diversi pittori dell'Ottocento, non solo napoletani, ma internazionali. I nomi più importanti sono Achille Vianelli, Giacinto Gigante, Gaetano Gigante e Alessandro La Volpe. Questi però sono alcuni dei numerosi artisti della scuola di Posillipo, che con le loro opere è possibile anche fare un paragone con la città di Napoli di oggi. Vediamo insieme alcune di queste opere. Vi auguro una buona visione. Nei commenti fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Non dimenticarti di seguirmi sulle varie pagine social e attivare le notifiche per i miei contenuti. Sono su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. In descrizione, inoltre, trovi anche il link per il mio sito web. Ti aspetto al prossimo video, con il quale faremo un'altra tappa nel cuore di Napoli.